Lady Crabs, bitch, tutti quanti ragazzi, sono Bezbossa e sono tornato con il 46esimo episodio del mio Let's Play di Pokémon Vega. Allora, in questo episodio ci sarà la risfida con il sesto capo palestra, che non ho ancora capito se sia un maschio o una femmina. E non ho nessuna premessa, tranne una piccola che posso anche farvi mentre appunto lo raggiungo. E piccola informazione, si trova nella Frozen Peak, ovvero la grotta ghiacciata, quella in cui c'era il Pokémon leggendario volante. Io già utilizzerei un bel repellente e sto cominciando a scarseggiare, diciamo che ora sono a 20 e ho cominciato che ne avevo 50, sì che sì, sto scarseggiando di repellenti. Comunque, questa è la Frozen Peak, la zona del post game è qui ragazzi, qui c'era il leggendario volante, mentre qui sotto, eccola qui, questa è la zona del post game. Allora, è una zona molto lunga e vorrei esplorarla tutta, perché allora, come posso spiegarvi questa cosa ragazzi? Allora, partiamo subito dalla cosa che volevo spiegarvi, ovvero la premessa. Intanto mi sono messo per primo Veleno Drago perché volevo mostrarvi un po' lui all'opera al 100, perché non credo di averlo ancora mostrato, però dai, cambiamo un po' Pokémon, cambiamo. Allora, questo lo so è un tipo acciaio, perché una mossa fuoco è super efficace, infatti. Allora, diciamo che soltanto un iscritto mi ha risposto alla domanda delle canzoni di Vega. Come la mettiamo? Lui mi ha risposto scegliendo la prima opzione, ovvero 2 minuti di 30 canzoni. Perfetto, 2 minuti. Non dovrei riuscire a prendere questo strumento, esatto. Cos'era? Aspetta. Mystery Dew sarebbe l'acqua magica, sarebbe Mystery Dew, sarebbe goccia. Buttiamo via la Blindust, dai. Questa qui sarebbe l'acqua magica. È una goccia in realtà, sarebbe Mystery Dew, che sarebbe appunto una goccia misteriosa. Allora ragazzi, dicevo, soltanto un iscritto mi ha risposto alla domanda di come fare per far sentire tutte le canzoni. E perfetto, non mi ha visto. Ah sì, catturiamo anche un po' di Pokémon. Allora abbiamo, perfetto, zona del post game con un Pokémon già catturato. Perfetto, dai. Che abbiamo poi? Ah sì, questo è carino. Vabbè, adesso butto Ultra Ball a caso finché non lo prendo. Buona. Dicevo, soltanto un iscritto mi ha risposto e ha scelto la prima opzione, ovvero la strada giusta non mi... Allora sì, sarà pieno di safe state. Ha scelto appunto... Bene, l'unico Pokémon che ho appena catturato mi viene. Ce ne saranno altri 2-3 sicuramente. Ha scelto i 2 minuti con 4 canzoni divise in 30 secondi. E io penso di fare così, visto che è stata l'unica risposta. Però tutto dipende da quanto viene lungo questo episodio. E infatti io vorrei cercare di saltare più allenatori possibili, visto che ho già i Pokémon al 100. Adesso Solarok sarà un'impresa a catturarlo. Perfetto, lo abbandono, dai. Sicuramente ci sarà anche Lunaton, credo di sì. Comunque, facciamo. No, non voglio usare l'acqua magica. No, ho sbagliato. Allora, tra l'altro ragazzi, volevo dirvi anche un'altra cosa. Non è che abbia tanta voglia di registrare oggi Pokémon Vega, non so perché, anzi più che altro non ho voglia di registrare niente, perché mi sto, come si dice, come dice Dread, fomentando un altro revive, giusto? C'è il terzo revive nostro, questo qui ragazzi, eccola qui, è là, io credo sia una femmina perché i capelli viola è una femmina. Comunque bisogna fare il giro lungo, che dovrebbe, perfetto, mi suona l'orologio, sono le 4, sì, dovrebbe essere di qua la strada giusta. Perché ripeto appunto, vorrei cercare di... Adesso ritorno a quello che stavo dicendo prima. Sì, voglio cercare di battere meno allenatori possibili. E questa dovrebbe essere appunto la strada giusta. Però mi ricordo che... Un Lunaton, dai, proviamo a buttare la prima Ultra Ball. Non se lo catturiamo. Non credo assolutamente. Siete proprio simili te e Solarok. Neanche uno mi avete fatto di movimento. Che cazzo sto facendo? Sì. Stavo dicendo ragazzi, non è che abbia tanta voglia di registrare video oggi, però volevo farlo perché dopo quello di Microvolts, volevo portarvi ancora Vega, perché diciamo che voglio cercare di finirla, diciamo, due volte diciamo, perfetto. E dico tante volte sì che, dico tante volte infatti, tra l'altro lui mi ha anche visto, non volevo farmi vedere. Lui dovrebbe essere... Ha fallito Scagliagello, lui dovrebbe essere anche Spettro, l'ho imparato... Dovrebbe essere Terra Spettro, sì, perché l'ho imparato a mia spese utilizzando Trash, credo, ovvero colpo del panda. E lui credo sia... No, non è Terra, però Scagliagello l'ha ammazzato lo stesso, buona.
Sì, stavo dicendo ancora prima, mi sto fomentando con due giochi. Uno è appunto Microvolt, che ho riscoperto, ragazzi, ci sto giocando un casino. Ed è tutto merito di White Shock, appunto. Mi pare che questa sia la strada sbagliata. Sì, questa è la strada giusta. Perfetto. E lui mi ha visto, beh, non importa. Comunque manca poco per il campione. Eh sì, ma perché? Ma perché dico certe cazzate, ragazzi? Manca poco per il capo palestra. Comunque ho fatto Outrage e credo che lui abbia Golem alla fine. Porca... Ah, Graveler. Vediamo se resiste. Ah no, è normalmente efficace. Meglio, va, meglio, meglio. Perfetto. Dicevo, sì, qui c'è uno... un vicolo cieco, sì. Ciao, capelli viola. Un altro bivio. Di qua... No, perfetto. Ah, mi ha visto per forza. Mi sto fomentando con Microvolts e... con un altro gioco che mi sono comprato ieri 14 maggio. Voi lo vedete questo video il 17. E mi sto fomentando, appunto, sto giocando tantissimo a Microvolts e a quest'altro gioco per il 3DS, ovvero per il mio 2DS. Dai, ammazzalo, perfetto. Che mi sono comprato ieri. E voglio vedere se lo indovinate, ragazzi. È uno spin-off della serie di Super Mario. Solo che no, non posso darvi altri indizi assolutamente se non lo indovinate. No, aspettate, dov'è che si andava adesso? No, per di qua, sono sicuro. Cazzo. Credo che questa sia la scala giusta. No, non è la scala giusta mai. No, no, non ci credo, non ci credo. Ero in silenzio perché stavo cercando di fare il percorso migliore. E all'ultimo quadretto mi ha beccato. Stavo per fermarmi, stavo. Non, giuro che non ho fatto in tempo a fermarmi. Io sapevo che alla fine di questo mini percorso c'era lei. C'era questa allenatrice. Vabbè, dai, battuta facilmente con un oltraggio. Che dura per tre. È la seconda volta che mi dura per tre. Quindi, dovrei esserci. Sì, sono arrivato da lei. Non usiamo il repellente, va. Voglio provare a catturarlo, voglio provare. Cos'è che ho le... Ah, non so, tanto le Ultra Ball di efficaci. Ma va che stronzo. Usiamo un'altra Ultra Ball, visto che dopo mi colpisce divinazione. Ma porca... vabbè, psi... Oh la madonna. Run, bitch, run. Mi sa che adesso berrò un po' d'acqua quando ci sarà la canzone contro la capopalestra. Che mi pare che fosse Spettro. Eccola qui. Pianissimo. Allora. Chi usiamo? Se ha Spettro... penso di utilizzare Absol, visto che è buio. Sì, dovrebbe avere Spettro. Spero di aver fatto la scelta giusta, perché appunto lei non l'ho ancora sfidata. Facciamo 6 state sulla slot 3 e 4. Intanto abbaiano cani ad minchiam. E facciamo sentire la canzone, intanto il discorso ovviamente. Ok, canzone. Molto meglio. Allora, sei Pokémon e parte con... Oh no, parte con lo Spettro Lotta. No. Mi sa che se uso Psycat... Vediamo. Peccato, pensavo di... No, 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 no! Merda, merda, merda. No, non ci sto, ragazzi. Non ci sto, mi dispiace, non ci sto. Non vale, no, questa è una delle stronzate più grandi che abbia mai visto, veramente. Come cazzo, ma quanto cazzo l'attacco c'ha per one-shottarmelo? No, non ha senso, ragazzi. Quindi, adesso che ho messo per primo lo pseudo-leggendario, vediamo cosa gli faccio con Malstorm, che questa è la mossa che vorrei utilizzare. Credo di one-shottarlo, credo. Non penso che abbia tutte ste difese. Allora. Malstorm. E ci sei morto, bitch. Difesa aumentata, sì, ma... Ok, attacco speciale diminuito e adesso... Ah, solo due statistiche, strano. Adesso mettiamo Absol, tanto sta per venire sul ruto dell'acqua. Evoluzione di Bayonet, bellissima. Ma porca put... Allora, facciamo così. Direi di fare... No, no, tengo Absol. Ah, ok, non credo sia molto forte. Esatto. Ok, chiamiamo adesso Gengar. È veloce, ma sono più veloce io. Ok, Gengar ha poca difesa. One shottato anche Gengar. Questo è quello neutro.
Will Wisp è a rotola, no? A rotola e coil. Will Wisp. Difesa diminuita. Bene, vediamo se lo ammazzo ora che gli ho diminuito la difesa. Sì, benissimo, ottimo effetto secondario di sgranocchio. Ultimo, ma non per importanza, spettro erba. So che è forte, ma non abbastanza. So che è forte l'attacco speciale, ma non di difesa. Buona ragazzi, parte corta. Meglio perché a meno vi faccio sentire le canzoni. Sì. Allora, per questo episodio è tutto, ragazzi. Vi ripeto, non avevo voglia di registrare oggi, sia perché volevo giocare appunto a questi due giochi, più a Microvolts, perché l'altro l'ho comprato per giocarci mentre monto i video, e quindi adesso ci giocherò appunto per il 3DS, provate a indovinarlo, è uno spin-off di Mario. Comunque, dopo questo video vedrete Evoland, il decimo episodio. Vi metterò adesso, visto che è durato poco, i 2 minuti con le canzoni delle prime 4 città, ovvero la città natale, la città dell'arma palestra, la città della seconda e la città della terza. Farò tutte quante le città, poi magari farò anche dei luoghi particolari, tipo le grotte, qualche percorso, o magari anche la lotta, perché la canzone della lotta ve l'ho fatta sentire sempre velocizzata, non l'avete mai sentita normale, senza velocizzazione, o velocità, insomma, come cazzo si dice. Va bene, per questo video è tutto. Mi dispiace se è venuto un po' male, ragazzi, però vi ripeto, non avevo tanto voglia di farlo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.